Inaugurato questa mattina per l'ottavo anno consecutivo, il Lido Smile, situato nel suggestivo lungomare Dante Alighieri, che si conferma punto di riferimento per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili. Anche quest'anno offre una serie di attività e servizi dedicati a persone con disabilità, inclusi coloro con diversità motoria, per finalità ludiche, ricreative e sportive. Questo è un Lido del comune di Erice. È un nostro fiore all'occhiello, nel senso che dovrebbe essere la normalità, nel senso che dovrebbe dovunque, tutti i comuni rivieraschi dovrebbero avere dei lidi inclusivi, però comunque siamo tra i pochi comuni in Sicilia e sicuramente nel sud Italia ad avere questa struttura così inclusiva, appunto, perché il concetto di inclusività è un concetto molto complesso che attiene alla normalità, ecco, dell'accoglienza delle persone con disabilità. Qua si muovono tranquillamente perché tutto, insomma, è adatto alle loro esigenze, e quello che tengo a sottolineare è che di fatto loro possono partecipare appunto con i loro familiari, i loro amici, perché l'inclusività attiene anche a questo. Le iniziative del Lido Smile sono coordinate dall'associazione di volontariato culturale, sportiva e ricreativa Donare Rende Felici, assicurando ogni attività inclusiva e accessibile a tutti. Grazie al loro impegno, il Lido Smile è in grado di offrire un ambiente sicuro, stimolante ed accogliente per le persone con disabilità e le loro famiglie. Per il quarto anno consecutivo l'associazione Donare Rende Felici, ODV, ha la gestione di questo Lido e quindi si occupa di accogliere le persone con disabilità di tutto il territorio dell'Interland trapanese, diciamo, non solo i residenti ad Erice. È un Lido realizzato dal comune di Erice e finanziato dal comune di Erice, però abbiamo molti residenti del comune di Trapani che sono ospitati in questo Lido e anche persone che sono in vacanza, che negli anni hanno potuto conoscere e apprezzare la qualità di questo Lido. Dal 2016 lei dalla Liguria qui a Trapani, in questo Lido, la scelta come mai? Perché mia moglie ha delle patologie e quindi, essendo invalida al 100%, e questo Lido, avendo tutte le caratteristiche idonee per poter ospitare persone come lei, che per sua fortuna ancora riesce a muoversi, ma tanti altri devono essere accompagnati, quindi penso che per Trapani sia stata un'ottima location per tutte quelle persone che hanno queste sofferenze.